Uccise per onore. Il presente elaborato di Stefania Arru illustra il fenomeno dei delitti commessi in nome dell'onore in Turchia. Approfondisce la relazione tra di essi e il ruolo della donna nella cultura della società turca e studia anche le disposizioni penali vigenti. La scelta di studiare i reati a causa d'onore e di condurre un'analisi sui delitti culturalmente orientati deriva dalla personale esperienza di studio dell'autrice Stefania Arru ad Istanbul. Sul suo lavoro mi ha detto: recandomi in Turchia ho avuto l'opportunità di condurre una ricerca approfondita su un ordinamento giuridico straniero e di attuare una comparazione in un'ottica penalistica tra quest'ultimo e la legislazione italiana. Il confronto tra Turchia e Italia riguarda soprattutto la storia e l'evoluzione dei delitti in nome dell'onore, e in generale la classificazione giuridica dei reati multiculturali. Analizzare l'omicidio d'onore in particolare mi ha permesso di riflettere sul rapporto tra il diritto alla vita e la cultura e le tradizioni di ogni individuo. Tale fattispecie, infatti, costituisce proprio un esempio dello scontro tra la violazione del diritto alla vita e il rispetto e la fede verso le regole culturali. Questa presa di coscienza dell'autrice riguardante gli aspetti interculturali, interreligiosi e diritti umani mi ha spronato a pubblicare questo lavoro in collaborazione con il portale per i diritti umani Pro Mosaiche. Il fatto che la stragrande maggioranza delle vittime dei delitti a causa d'onore siano donne ha rappresentato per me un incentivo a concentrarmi sulla tutela della donna, non solo in Turchia, ma anche a livello internazionale, ecco quello che ci dice l'autrice. In questo passaggio dell'autrice ho intravisto anche la sua comprensione del femminismo come movimento globale, allo stesso tempo legato alla cultura e alla religione del luogo in cui esso si sviluppa. Dunque, come attiviste dei diritti umani e come femministe, abbiamo il dovere di considerare il femminismo al plurale, come i femminismi, nella sua diversità culturale e religiosa, un tema che abbiamo anche visto nella nostra pubblicazione precedente, di Denise Nanni, intitolata Empowerment femminile in Turchia. In particolare, quest'ultima questione per me costituisce un tema di interesse mondiale, quando i diritti delle donne e la violazione dei diritti delle donne sono purtroppo un tema mondiale. E anche Stefania Arru ci dice come in entrambi i paesi che lei paragona, la Turchia e l'Italia, i maltrattamenti verso le donne e la violenza domestica sono fatti quotidiani che destano allarme sociale. La ragione principale per cui l'autrice ha deciso di esaminare i due ordinamenti giuridici riguarda però la particolarità delle norme in materia d'onore. Se in un primo momento sembra che le disposizioni giuridiche siano simili, poi studiando più approfonditamente il tema, si nota come i due paesi prendono delle vie molto diverse e regolano in modo diverso le condotte penalmente rilevanti, determinate da questo fattore culturale dell'onore, namus in turco, oppure anche detto sheref. Sulla metodologia utilizzata nel suo lavoro, Stefania Arru ci parla della ricerca del materiale, delle difficoltà linguistiche, eccetera. E in questo contesto va accennata anche la difficoltà proprio dell'interpretazione, della traduzione di una cultura diversa da quella occidentale. Le stesse difficoltà si presentano anche nello studio della legge e della storia e della cultura turca. Per me personalmente questo lavoro dimostra in modo palese come anche lo studio del diritto penale, dal punto di vista multiculturale ed interculturale, possa contribuire al dialogo tra ordinamenti penali diversi, ma anche tra culture e popoli diversi. Grazie.